Con 40 Porsche Carrera Cup in pista, le prove libere svolte sul circuito del Mugello, relative alla terza prova della Porsche Carrera Cup Italia, sono state quanto mai appassionanti. Il confronto diretto tanto annunciato con i rivali della Carrera Cup France, impegnati anch'essi in questo appuntamento celebrativo dei 50 anni della 911, ha visto sempre i piloti della serie tricolore grandi protagonisti. Nel turno della mattina è stato infatti Alberto Cerpi a strappare la pole position al leader della classifica generale Giraudi, facendo segnare il crono di 1.54.890, utile a distanziare il diretto rivale di meno di mezzo decimo. In terza posizione si piazzava il rientrante Massimo Monti, che pagava anche lui un distacco minimo dal leader provvisorio Cerpi. Alle loro spalle Fulgenzi, autore di una splendida vittoria in gara 2 al Red Bull Ring, che chiudeva in quarta piazza distanziato di mezzo secondo dallo stesso Cerpi, precedendo a sua volta il compagno Stefano Sala, il quale, malgrado fosse il debutto assoluto nella Porsche Carrera Cup Italia, faceva segnare il miglior crono della Michelin Cup. Sempre per la classifica riservata ai gentlemen, alle spalle del pilota trentino del Team Evans si piazzavano nell'ordine De Amicis e Proietti, con Granzotto e Scanzi subito fuori dalla zona podio. Nella seconda sessione erano ancora i piloti italiani a primeggiare, con Fulgenzi a pochi minuti dalla conclusione che riusciva a strappare la pole position virtuale al veloce Monti, distanziandolo di un solo decimo. Sul terzo gradino momentaneo del podio Cerqui, che confermava il suo buono stato di forma e l'ottimo feeling col tracciato toscano. Subito fuori dalla zona podio il sempre costante Giraudi, che accusa un ritardo dal leader di 8 decimi. Nella Michelin Cup la sorpresa arriva da Pietro Nega, che finalmente fa valere la sua esperienza nel motorsport facendo segnare la miglior prestazione di categoria, precedendo gli eterni rivali di Amicis e Proietti. Appena alle loro spalle si conferma il poleman della mattinata, Sala, del team Even Motorsport. La sfida è ora rimandata alle qualifiche.